Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Ho deciso di fare questo video sui prodotti che ho preferito nel mese di luglio 2018 e tirare un pochino le somme di quello che ho acquistato in questo mese. Partiamo subito! Il primo prodotto, la mitica lacca volumizzante di It's Styling Adorn. Io di solito non utilizzo mai le lacche, anzi in questo periodo le uso men che meno perché siamo in estate. Però devo dire che ultimamente volevo crearmi delle capigliature un pochino più gonfie e ho cercato in lungo e in largo un prodotto che facesse al caso mio, ovvero per i capelli molto fini. Questa lacca in particolare promette di volumizzare alle stelle la nostra capigliatura. Effettivamente ha un'ottima durata, appena applicata vi inebrirà di questo profumo meraviglioso di pulito, non appiccica, cosa molto importante per me, e soprattutto quando voi vi stancate della piega che avete dato, potete passare semplicemente un colpo di spazzola e sarete come nuove. È un prodotto che veramente ho rivalutato tantissimo, soprattutto come effetto volumizzante. Secondo prodotto, adesso parliamo invece di un prodotto che si applica sul viso, in particolare da utilizzare soprattutto in estate perché contiene una protezione veramente molto alta di fattore protettivo contro i raggi solari. Stiamo parlando della creme tintée di Bioderma. È un prodotto che ho comprato in farmacia perché stavo cercando appunto un prodotto molto leggero da applicare nelle giornate estive, adesso che non sono al mare, però mi uniformasse un pochino il colorito, non pesante quanto un fondotinta. Questa creme tintée di Bioderma infatti riesce a mantenere il mio colore molto uniforme. Mi sono trovata veramente molto bene perché si spalma veramente facilmente, si assorbe subito, uniforma veramente il colorito. Io ho scelto la tinte naturelle come colorazione, ha un effetto antirossore, quindi lo si può anche applicare quando si ha già la pelle un pochino arrossata dal sole. Protegge fino alla 50+, quindi vi protegge dai raggi UVA, UVB, e intanto vi dona un colorito molto bello. Io mi sono trovata veramente molto bene. E una cosa molto importante è water resistant, quindi se voi nelle giornate di calore afoso sudate, non è come il classico fondotinta che magari può macchiarvi la cute, al contrario questo si uniforma ancora di più al vostro colorito rimanendo intatto. Ovviamente lo si può trovare in farmacia, in parafarmacia o anche sul sito direttamente di Bioderma. Prodotto veramente consigliato. Terzo prodotto by MAC. Sto parlando della Bronzing Power di MAC, ovvero la collezione che hanno fatto con il tema fruttato ed esotico. Questa è una terra che veramente quest'estate mi ha permesso di avere un colorito abbronzato nonostante io abbia preso il sole solamente nel mese di giugno. La colorazione che ho scelto io è Baiana Bronze ed è una delle più scure terre che c'è della collezione. Mi piace molto il fatto che abbia una tenuta veramente veramente lunghissima. Poi vabbè, si sa che MAC per la maggior parte delle volte è una garanzia come qualità. Ottima anche per fare i punti scuri del contouring quando non siete particolarmente abbronzate. Quarto prodotto, Star System Foundation by Neve Cosmetics. Ne ho parlato già in un altro mio video, una marca completamente vegetariana e vegana, è un fondotinta che si può utilizzare anche come correttore. Il numero che ho acquistato è Warm Light, all'interno contiene olio d'oliva, quindi mi piace molto il fatto che applicandolo io sulla zona del contorno occhi riesce comunque a dare una sensazione di spianare un pochino i segni che ci sono nel contorno occhi, avendo un effetto anche levigante. Mi sono trovata veramente molto bene in quanto riesce ad ammorbidirmi la pelle, però non a ungermela, quindi ha un'ottima tenuta. Poi è molto comodo, si può tenere in borsetta per ogni ritocco eventuale. Quinto prodotto, Debby Volume Experience. È un mascara da quasi 3 euro, promette di allungare ed infoltire le ciglia e io veramente mi sono innamorata di questo mascara low cost, in quanto costando così poco ha un'eccellente qualità all'interno. Lo scovolino si presenta in questo modo, quindi è volumizzante al massimo, total black, quindi completamente nero come colore. Mi sono trovata veramente bene perché, come vi dicevo, io avendo le ciglia chiare e abbastanza corte riesce a infoltirmele e soprattutto volumizzarle, cosa che non tutti i mascara si impegnano a fare. È un mascara veramente low cost, quindi per tutte le tasche, e se ci penso può essere paragonato a dei mascara di grande qualità nonostante costi veramente 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 una somma esigua. Sesto prodotto, Dior Addict Lip Tattoo. In questo mese in particolare mi sono trovata più che altro bene con il numero 771 Natural Berry. È un color ciliegia veramente meraviglioso e praticamente è un lip tattoo, ovvero lo si applica come un rossetto o lucida labbra, però che la sua tenuta è veramente confortevole perché si fonde completamente con il colore delle nostre labbra, avendo un effetto veramente naturale, a lunga tenuta, profuma di menta. Lo si può applicare semplicemente nelle serate estive quando non si ha voglia di mettere un rossetto in particolare o importante e si preferisce una cosa leggera, estiva ed effetto bagnato. Questi effetti
estivi, da piscina. Il packaging è ovviamente by Dior e si trova in tutte le profumerie facilissimamente, soprattutto adesso che sono usciti i nuovi colori. Ultimo, ma non per importanza, anzi, Lash Extender di Paola B. Questo praticamente è un trucchetto che io utilizzo quando non applico le ciglia finte, ovvero è un mascara che si applica dopo il nostro mascara normale. All'interno di esso contiene delle pagliuzze sintetiche di ciglia che vengono applicate sulle nostre. Risulta spettinato, ma perché all'interno del pettinino, come vi dicevo prima, ci sono delle piccole setole che vengono applicate e si incollano al mascara che voi utilizzate, facendo in modo di estendere ed allungare vertiginosamente le vostre ciglia. Io mi sono trovata particolarmente bene con questo di Paola B. L'ho trovato sul sito ufficiale, mi sembra sui 27,90€. È un ottimo sostituto di quando non ho proprio voglia di mettermi le ciglia finte, perché come vi dicevo le sostituisce veramente. Quindi voi andate ad applicare il vostro mascara e passate qualche mano, dipende poi da quanto volete l'effetto, del Lash Extender di Paola B. Vi garantisco che rimarrete veramente sorprese, perché ha un effetto volumizzante immediato. Anche per oggi il video è finito, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti di luglio 2018. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like e ovviamente se avete voglia iscrivetevi al mio canale. Un bacione e let's talk about!